Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Il mondo è cambiato, lo sento nell'acqua, lo sento nella terra, l'ho aperto nell'aria. Con questo cambiamento significa che con noi oggi c'è Sauron. E come personaggio e come argomento è stato scelto da un nostro Mellon, quindi grazie di cuore per il tuo aiuto. È stato davvero un argomento piuttosto interessante da affrontare, anche perché Sauron è uno dei miei personaggi preferiti. Ok, lo dico quasi sempre per ogni personaggio del professore, però per quanto riguarda i cattivi, Sauron decisamente è quello che preferisco in assoluto in tutte le saghe. Sauron è quello che adoro di più di tutti. Ma cosa sappiamo di Sauron? Sappiamo che è una creatura di Valinor. Il professore nelle lettere lo definisce uno spirito angelico, un Maiar di Aure, che però è stato corrotto da Melkor, arrivando a tal punto a diventare uno dei suoi primi capitani nella guerra di Melkor contro i Valar e contro Eru. E dopo la caduta di Melkor, Sauron si pente per paura, ma non si sottomette mai al giudizio degli altri Valar e di Eru. Preferisce quindi rimanere nella Terra di Mezzo per risanarla, ricostruirla, per poi diventarne il padrone, il Dio Re, e sottomettere quindi tutte le altre razze. E secondo il professore, quindi, Sauron non raffigura proprio il male assoluto, perché secondo il professore non esiste il male assoluto. Anzi, dice che nelle lettere, che nella seconda era comunque Sauron non era corrotto del tutto, anche perché, come ho detto prima, i suoi fini erano quelli di rendere la Terra di Mezzo prospera e bella, risanarla, di farla riportarla al suo massimo splendore, ma è successivamente il suo orgoglio smisurato e la sua sete di potere e di dominare le altre razze e dichiararsi il Dio Re e quindi elevarsi al pari di Eru l'Uvatar, che potrebbe essere definito un male assoluto. Così come ci suggerisce nelle lettere, che ti lascio comunque in descrizione l'estratto e la lettera a cui fa riferimento, in caso in cui tu non le avessi mai lette, che però ti suggerisco di farlo, e quindi ti lascio anche lì il link del libro, perché comunque è una buona lettura, anche perché se sei fan del Signore degli Anelli, è cosa buona e giusta averle. Leggendo le lettere e rileggendo qualche estratto del Silmarillion, mi sono detta, certo che il personaggio di Sauron è molto simile alla figura di Loki. Ovviamente non sto dicendo che è un'allegoria, perché so che il professore odiava a morte questo termine e soprattutto che venisse accozzato alla sua opera. Non oserei mai fare una blasfemia del genere. Però per come viene descritto nelle lettere e come ci viene mostrato nel Silmarillion, ho potuto notare che hanno molti aspetti in comune, perché entrambi sono due divinità ingannatrici. Sia Loki che Sauron sono astuti, ingegnosi, furbi e utilizzano queste loro qualità, queste loro capacità per ingannare, ammaliare qualsiasi personaggio che gli possa far comodo per ottenere ciò che vogliono e per raggiungere in qualsiasi modo i propri scopi. E direi che assomiglia anche alla figura di Lucifero, perché entrambi sono due angeli caduti, perché corrotti dalla sete di potere, sia Lucifero che Sauron. Anche se a parer mio direi che Sauron rappresenti maggiormente la figura di Loki, sia per le qualità che ho detto prima, ma anche perché soprattutto nel capitolo del Silmarillion di Beren e Lúthien ci viene mostrata anche un'altra caratteristica che hanno in comune, ovvero quella di mutare forma al loro piacimento. E nel Silmarillion lo si vede quando viene attaccato da Lúthien e da Wan, che inizia a cambiare forma,
E la stessa cosa in Loki lo si può vedere nel corso della Loccasenna, che si tramuta in serpe e in puledra. Così allo stesso modo anche Sauron, pur di sfuggire a Wan, muta forma per poi alla fine tramutarsi in vampiro e scappare del tutto. E direi che comunque Sauron è un antagonista rivoluzionario, perché noi siamo abituati a vedere gli antagonisti come personaggi malvagi, cattivissimi, potentissimi, come per esempio Voldemort. Mentre lui sì, è cattivissimo, è malvagio e potente, però come abbiamo detto prima, secondo il professore non esiste il male assoluto, quindi Sauron non rappresenta il male assoluto e quindi non può essere un antagonista classico che siamo abituati a vedere, ma piuttosto lo definirei un personaggio trickster, perché i personaggi trickster principalmente sono abili ingannatori e come abbiamo detto prima Sauron è uno di questi, e sono abili a fuggire, a mettersi in salvo dalle situazioni più improbabili. E la stessa cosa mi è venuta in mente quando ho letto un paragrafo di una lettera, di cui comunque ti lascio sotto l'estratto, quando viene catturato dal re Numenoreano, di cui non ricordo il nome perché sono dislessica, faccio fatica con i nomi difficili, che viene catturato, si lascia catturare da questo re per poi diventarne il consigliere. Ed è esattamente quello che fanno i personaggi trickster, che sono, essendo abili imbroglioni, riescono ad ammaliare alla perfezione qualsiasi personaggio per poi salvarsi la vita. In quanto personaggio trickster sono imprevedibili i cambiamenti che avvengono nella storia, e allo stesso modo lo si può vedere tramite l'anello, perché comunque l'anello rappresenta una parte di Sauron, e comunque vediamo che l'anello porta a situazioni imprevedibili nel corso della storia. E sicuramente una cosa che possiamo imparare da Sauron, perché io sono fissata con gli insegnamenti da parte del professore e che ci lascia tramite i suoi personaggi, anche questa volta ho potuto trovare un insegnamento. Anche Sauron ci insegna qualcosa. Anche se vogliamo fare qualcosa per il bene o siamo mossi con le migliori intenzioni, non è detto che possiamo ricavarne del bene, perché se tendiamo a strafare o se ci lasciamo trasportare dall'ossessione e dall'orgoglio e dalla superiorità, anche se partiamo con le migliori intenzioni, possiamo ricavarne soltanto qualcosa di negativo e di frustrante. Di negativo per noi e anche per le persone che ci circondano, e quindi dobbiamo essere umili e cercare di fare qualcosa di positivo, ma senza voler dare troppo, senza strafare appunto. E ovviamente ci vuole dire che l'orgoglio dovremmo dosarlo nelle giuste quantità e non lasciarci travolgere da esso, ma anzi usarlo nei momenti giusti, ma non troppo, perché l'orgoglio potrebbe corroderci più di qualsiasi altra cosa. Ed è vero, perché certe volte anche io mi lascio travolgere dall'orgoglio, mi fa sentire male, mi fa sentire peggio, piuttosto che vergognarmi per esempio di chiedere scusa, cose stupide, superflue e che potremmo anche evitare di fare. Quindi grazie Sauron, hanno le Sauron. E questo è quanto io avevo da dire riguardo a Sauron, e spero di essere soprattutto stata chiara. Devo dire che personalmente lo trovo un personaggio ben caratterizzato, ben costruito, e che lo apprezzo tantissimo, e come ho detto prima è il mio antagonista preferito in assoluto. E devo dire che ho anche apprezzato come è stato trasportato nella versione cinematografica. Non ho nulla da dire al riguardo, trovo che sia ben fatto, anche come tutta l'armatura, tutto, oh, è molto bello. E soprattutto mi sono venuti i brividi quando ho visto nell'Hobbit la scena del negromante, è stata tipo la cosa più bella dell'intera saga, dell'intera trilogia dell'Hobbit. Diciamo che è l'unica cosa positiva
dello Hobbit cinematografico, perché il resto tipo... Fammi sapere comunque tu cosa ne pensi di Sauron, cosa aggiungeresti a quello che ho detto, voglio sapere la tua opinione, e quindi fammelo sapere nei commenti e io ti risponderò molto volentieri, perché sono molto curiosa e perché mi piace fare lo scambio di opinioni. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd, esoterismo, e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon!